Quando è che siete arrivati qui? Venerdì mattina. La vostra casa? Distrutta completamente, non ci abbiamo più nulla. Giuseppe e sua moglie sono stati accolti nel Centro Spazio Reale, una struttura dell'Arcidiocesi di Firenze a San Donnino, frazione di Campi Bisenzio. L'auditorium, il centro convegni, una casa per ferie e l'impianto sportivo sono stati tutti messi a disposizione delle persone rimaste senza casa nell'alluvione della notte tra il 2 e il 3 novembre. Il centro è stato allertato a mezzanotte. Alle 1 e qualcosa sono cominciati ad arrivare i primi sfollati, alcuni in situazioni anche abbastanza critiche, con casi di ipotermia, perché erano persone che stavano dormendo, quindi gente senza niente. Senza più nulla, Spazio Reale, gli sfollati hanno trovato vestiti, una branda per dormire, docce, cibo e un'infermeria. Circa 150 gli sfollati che finora hanno usufruito del centro diocesano, dove hanno trovato anche il calore umano dei volontari, in particolare della Protezione Civile. Oltre 300 quelli ospitati l'ultima notte nel centro, da dove stamani, come ogni giorno, sono partiti verso le aree disastrate dall'alluvione. Qui cosa ha trovato? È stata un'esperienza bella dal punto di vista umano, dal punto di vista dei contatti delle persone, e un'organizzazione fatta in breve tempo ma efficiente. Sono venuto volutamente qua a Spazio Reale, che ha dato una risposta appunto in rete con l'amministrazione, proprio per offrire un supporto nell'immediato alle situazioni più critiche. Sono venuto proprio per rispondere anche umanamente e dare il mio sostegno. E adesso dove va? Adesso un'amica di mia figlia ci ha offerto una casa.